Allora, forza via ragazzi, eccoci qua, ufficialmente vacanze finite, sotto tutti i punti di vista è finito anche il calciomercato. Ancora non è uscito il mio video dedicato al calciomercato, ragazzi, uscirà in questi giorni. Ovviamente oggi ci dedichiamo a questo prepartita di Fiorentina Monza, ore 18:30, in quello dello stadio Artemio Franchi, per quel che ne è rimasto di questo stadio Artemio Franchi, ovviamente. Gara nostalgia, Palladino Colpani incontrano la loro ex squadra e la Fiorentina è chiamata ai suoi primi 3 punti, o perlomeno alla ricerca dei primi 3 punti dopo il pareggio 1-1 contro il Parma in quel del Tardini e 1-0-0 molto 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 brutto e molto noioso contro il Venezia in casa e dopo una qualificazione in Conference League veramente ma veramente sofferta. Il calciomercato è finito, sono arrivati tanti calciatori nell'ultima sessione di mercato, Gosens, Cataldi e compagnia cantante, Bove, giocatori che sembrano essere tutti stati richiesti da Raffaele Palladino. Ovviamente il video dedicato al calciomercato uscirà nei prossimi giorni, quindi analizzeremo bene quelli che sono i nuovi acquisti. Oggi parliamo di Fiorentina Monza. Prima di farlo, ovviamente, ragazzi, iniziamo. Finito il calciomercato, ora si inizia a parlare di calcio giocato. Da qui in avanti, da qui fino a gennaio, che non ci sarà il mercato di riparazione, sperando che la Fiorentina non debba intervenire in maniera massiccia. Tanti esuberi verranno sistemati, il calciomercato non è finito in uscita, c'è ancora una settimana per alcuni campionati come quelli arabi, quelli turchi e quant'altro. Ma oggi ovviamente ragazzi la Fiorentina è chiamata a questi 3 punti contro il Monza dell'ex Palladino e ovviamente Colpani. Arriverà un Monza che ovviamente non è partito benissimo, invece noi dobbiamo partire alla grande, ma voi dovete partire alla grande. E come si fa a partire alla grande? È semplicissimo. Se non sei ancora iscritto al canale di Mister Viola, male, ma tu sei ancora in tempo a farlo, ti iscrivi a questo canale, clicchi la campanella per non perdere i miei contenuti, lasci un bel like ovviamente per farmi capire che fo ti garba, ma soprattutto oltre a questo canale ci sono gli altri miei social. Andò solo gli altri miei social, tu mi dirai, semplice semplice, sono in descrizione, Instagram, Facebook, TikTok, link, follower, seguiti, iscriviti, fai che tu vuoi. Gli amici di Space Viola mi raccomando non ve li dimenticate, anche i loro link è sotto in descrizione. Ragazzi, commentate questo video, ditemi la vostra formazione, se anche voi oggi volete i 3 punti e esigete i 3 punti, ma soprattutto condividete questo video, gli altri miei social e questo canale in generale con tutti i vostri amici e tifosi Viola. Bando alle ciance ragazzi, parliamo subito della formazione che affronterà il Monza di Nesta, che ripeto non è partito benissimo, un pareggio in casa contro l'Empoli e poi una sconfitta contro il Genoa, quindi un solo punto in 2 giornate, non è che la Fiorentina abbia fatto di meglio, 2 punti in 2 giornate, però anche è anche vero che noi si è già giocato 4 partite con una rosa onestamente che non era né completa né tantomeno amalgamata, con tanti calciatori con le valigie in mano, vedi Sofyan Amrabat, che comunque come hanno fatto in tanti ringrazio per la sua professionalità, anche se probabilmente ha bloccato un po' il calciomercato della Fiorentina per diversi anni, perché ovviamente voleva in tutti i modi il Manchester United. Alla fine la Fiorentina ha avuto la meglio, va al Fenerbahce per 18 milioni compresi bonus, riscatti e quant'altro. Non si parla di mercato, si parla di formazione, torna tra i pali, dovrebbe tornare tra i pali Terracciano dopo la grandissima prestazione di Davide De Gea contro il Puskas, ci ha veramente salvato. Infatti se siamo passati ragazzi il merito è di Davide De Gea, non ce n'è altri, è merito anche di Kane che ha fatto un gol da attaccante, è vero, però non c'è ragazzi, tra se fosse stata una partita pugilata avrebbero vinto loro i punti, bisogna essere onesti. In difesa Pongracic quarta con Biraghi che dovrebbe agire ovviamente da braccetto dalla sua corsia Parisi, dall'altra parte sembra essere in vantaggio Kayode rispetto a Dodò. A centrocampo mi aspetto ovviamente, ora che non c'è più Sofyan Amrabat, l'altro marocchino Amir Richardson, che non ha fatto per niente male con il Venezia. Sapete che Barak è rimasto comunque a Firenze, non so se verrà ceduto o meno, ma insomma dovrebbe iniziare con Amir Richardson e Mandragora a questo centrocampo, con Ken unica punta là davanti, coadiuvato, sostenuto da Colpani, che ovviamente spero si svegli in questa partita dove ovviamente c'è i suoi ex, e dall'altra parte in vantaggio vedo Kwame rispetto a Sottil, e poi ovviamente gli altri non sono ancora in grado di essere né convocati né tantomeno di giocare. La sosta ci aiuterà ovviamente per amalgamare tutti coloro che sono arrivati nell'ultima sessione di mercato, nelle ultime ore di mercato,
ma che ore, dico minuti di mercato, e ovviamente aiuterà anche un giocatore che si è preso la 10, quindi Gudmundsson, a poter tornare ai livelli importanti. Tra l'altro Kane è in odore di nazionale, questo mi fa molto piacere perché è un ulteriore bigliettino da visita per coloro che magari si vogliono rilanciare e hanno delle qualità. Firenze è sempre una piazza ben vista in generale. Cosa mi aspetto da questa partita? Mi aspetto una Fiorentina che finalmente in qualche modo, anche forse con meno pressione addosso del mercato, anche con un'ansia sulla Conference, perché secondo me un pochino ci ha condizionato il 3-3, sapere di andare là, non essere, cioè comunque alla fine devi sempre giocare le partite, quindi mi auguro che questa sia una squadra che stasera scenderà in campo alle ore 18:30 convinta dei propri mezzi, che voglia far bene contro un Monza che sicuramente non verrà qui a pettinare le bambole, verrà qui, farà il suo gioco, proverà a fare il suo gioco, vorrà sicuramente non perdere, non credo che verrà un Monza straripante. È anche vero che noi facciamo molta difficoltà con la linea 3 in difesa, quindi penso che il Monza sfrutterà, e se ha studiato un po' la Fiorentina, quelle che sono un po' le lacune della difesa viola, che ancora non è entrata nei meccanismi perfetti di una difesa a 3. Purtroppo molto spesso ci dimentichiamo i tagli, ci dimentichiamo di marcare, ci dimentichiamo di rientrare, ma soprattutto ci dimentichiamo le coperture preventive. Sbagliamo molto spesso anche in fase d'appoggio, in fase di impostazione. Stasera a impostare abbiamo Mandragora e Richardson, che onestamente forse non sono proprio due registi, ma non era neanche Sofyan Amrabat, però forse nella sua esperienza qualcosa aveva fatto. Quindi speriamo che la Fiorentina riesca nella fase di transizione ad arrivare molto spesso davanti alla porta, perché vedo un Ken molto molto in spolvero, ovviamente anche molto quando un attaccante segna è sempre in forma, è così, è la realtà dei fatti. Dall'altra parte mi aspetto, ripeto, un Monza di Nesta che vorrà in qualche modo cercare di, ripeto, di non perdere, però di riuscire ad avere quelle certezze che in questo momento il Monza non ha per niente dimostrato nelle prime due giornate di campionato. Ripeto, quando si cambia allenatore, quando si cambia modulo, quando si cambiano anche tanti calciatori, quando tanti calciatori sono anche non contenti oppure scontenti di rimanere con una determinata maglia addosso sperando di lì di migliore, non è mai facile per un allenatore e per una società. Adesso le bocce sono ferme, a meno che qualcuno ancora non sia scontento e voglia andare a giocare in Turchia o in Arabia, non lo so. Quindi alla fine chi indossa questa maglia, ambedue le parti ovviamente, vorrà giocare per vincere, ed è giusto così, ed era tutto per tutto. Mi auguro che la Fiorentina porti a casa i 3 punti, perché chiudere con una vittoria prima di una sosta è sempre importante, perché sinceramente pensare di trovare un altro 0-0 scialbo o un pareggino per rotta di collo, secondo me confermerebbe una pesantezza in queste 2 settimane che comunque la Fiorentina non ritornerà in campo per la sosta delle nazionali, con tanti dubbi da sciogliere. Secondo me una vittoria potrebbe anche distendere molto l'ambiente e dire ok, abbiamo chiuso con 3 punti, 5 punti in tre partite non sono tantissime, che ce ne sono 9 in palio e ne hai soltanto 5, qualora stasera tu facessi il tuo, però con una vittoria puoi essere anche un pochino più leggero e quindi in qualche modo secondo me anche lavorare meglio, con un clima diverso. Vincere aiuta a vincere, se è la realtà dei fatti. Ragazzi, come sempre vi aspetto domani per il video del giorno dopo. Non credo uscirà il video del post partita perché per ovvie ragioni lavorative, quindi rimanete sintonizzati qui. Giorno dopo, poi parleremo del calciomercato e il mio voto, poi parleremo di queste 2 settimane, se ci sarà qualche uscita in più, e poi ovviamente la sosta della nazionale ci dà modo di rifiatare, ci dà anche modo per ripartire lavorativamente parlando, perché quando uno va in ferie poi tu entri in un mood tutto tuo, io infatti sono in un mood tutto mio, però ci darà la possibilità anche di in qualche modo di concentrarci bene, di prepararci per una nuova stagione al top di gamma. Ma oggi urgono i 3 punti. Per forza di cose, un cervello, bisogna vincere, fai un po' mi pare. Ragazzi, forza di gol.